Chi vuole dovrà pagare un abbonamento, altrimenti gli editori che desiderano che non si legga più gratis potranno non rifornire più i bar. E questa è la premessa del presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Monti, che a fronte della firma di protocollo svolta a Bologna tra la Federazione e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha disposto una misura restrittiva sui quotidiani messi a disposizione dei clienti dei bar, con lo scopo di sostenere, valorizzare e rilanciare il ruolo delle edicole. Iniziativa che prenderà forma nelle prossime settimane, risolvendo, secondo il presidente, una parte dei problemi delle edicole, molto spesse vicino alle strutture commerciali che garantiscono ai clienti la lettura gratuita dei quotidiani, non incentivando l'acquisto del giornale. Il documento è volto anche a sensibilizzare le amministrazioni comunali e promuovere iniziative che ripensino funzione e ruolo delle edicole. L'accordo prevede una riduzione sul canone di occupazione di suolo pubblico del 50% per le edicole del centro storico e del 75% per quelle fuori dalle mura, a sostegno di progetti per interventi di riqualificazione e ristrutturazione dei manufatti e dei punti vendita della stampa. In cambio, i rivenditori diventeranno presidi dello spazio urbano, lavorando da punti di informazione turistica e da servizio di pagamento di multe e tributi. Qui l'editore a noi non ci ha mai fornito di nessun giornale, io i giornali li compro, per cui... È vero è che il cliente deve essere educato al fatto che non può entrare in un bar e stare 2 ore a leggere un giornale. Il giornale deve essere sfogliato, poi se c'è qualcosa che ti interessa te lo vai a comprare. Però arrivare a pensare che l'editore possa vendere un giornale di meno perché la gente lo legge al bar, credo sia un po' stupido e semplicistico, secondo me. Perché il lettore del giornale, il giornale se lo compra. Chi lo sfoglia comunque lo sfoglierebbe a prescindere. Non sono d'accordo su questa cosa e tantomeno credo i clienti. Se poi faranno una cosa del genere vorrà dire che il cliente non leggerà più il giornale al bar e manco lo comprerà. L'intesa, non ancora esistente in Europa, aiuterà secondo la FIEG ad avvicinare l'informazione ai cittadini e a preservare la libertà di stampa e l'imparzialità delle edicole come luoghi fondamentali di diffusione di notizie, opinioni e idee.